Lo strano percorso che ognuno di noi. Na 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 na, tutto può cambiare, me lo sono inventato. Non mi ricordo le parole. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno. Oggi scusate il ritardo, come vedete sono a casa, relax. Ci sono pure le mie foto quando ero giovane, 4 anni fa quando mi sono sposato. Turchia, Turchia. Detto questo, che non vi serve, so che a qualcuno piace questo detto questo, quindi ogni tanto ve lo butto anche così per caso. Oggi è incredibile, amici, oggi oggi mi tocca parlare bene. Oggi mi tocca parlare bene, vedi come siamo contenti oggi. Oggi mi tocca parlare bene. Allora, non c'è ancora niente di ufficiale, perché non ci sono cose ufficiali, tranne il fatto che è stata sospesa la vendita dei biglietti di Milan Porto, no? Però questo fa capire tante cose. Ci sono tante cose di cui parlare, perché da una parte significa che i tifosi comunque possono parlare, cioè noi siamo una parte della società, tra l'altro quelli che pagano, quelli che poi pagano tutto, no? Perché gli sponsor li paghiamo noi, perché i biglietti li paghiamo noi, eccetera. Quindi quello che io dico sempre, no? Se qualcosa, ovvio, il tifoso che si lamenta sempre, no, non serve, non serve lamentarsi sempre. Ci sono quelli che si lamentano sempre, cioè proprio hanno come stile di vita la lamentela, e quello è un discorso. Però se ci sono delle cose da correggere, come ad esempio adesso i prezzi dei biglietti erano fuori di testa, dai, erano dei biglietti da fuori di testa, cioè un primo rosso 500 euro, una tribuna lì, tribuna rossa 500 euro. E che già è tanto, però tu dici, te ne vai in tribuna rossa, ok, ma la curva 120, cioè 120 se tu porti tuo figlio sono 240, più ci devi arrivare allo stadio, vabbè per me è poco perché abito qua a Milano, però immagino anche chi viene da fuori, poi te la vuoi una birra, una pizza, qualcosa, cioè veniva veramente una follia a partita tra l'altro, quindi in due partite ti facevi fuori uno stipendio di una persona normale, cioè impossibile, impossibile. Quindi sicuramente il tifoso ha potere di parlare, quello che io dico sempre, no? Cioè, cerchiamo sempre di aiutare la società, perché è giusto aiutare la società, per esempio non serve criticare i giocatori mentre stiamo giocando, mentre non c'è il mercato aperto, c'è gli insulti a Castiglieco, quelle robe lì sono completamente inutili e nemmeno da tifosi, e nemmeno da tifosi. Altre cose però ci si può far sentire, io tutta l'estate ho provato a farmi sentire. E quello che mi rattristava è vedere che comunque a tanti andava bene così. E secondo me non va bene così. Altra cosa molto importante che è successa oggi è che c'è una società che ci ascolta. E non è scontato, ragazzi, non è scontato perché soprattutto dei fondi sono conosciuti per non gli interessa niente. Fanno quello che vogliono fare, hanno fatto fallire Stati, quindi figurati se ascoltano i tifosi. E invece no. Oggi sono contento. Sapete che io non sono proprio a favore di questa proprietà, però ancora non hanno messo niente di ufficiale. Però il fatto che abbiano bloccato i biglietti di Milan Porto, nella speranza che poi abbassino i prezzi, perché sono dei prezzi folli, significa che la proprietà ci ascolta. Significa che comunque la proprietà è sensibile a quello che sentono i tifosi. Non è che la società non è sensibile. Quindi questo è molto importante, ragazzi. È una cosa che io non mi aspettavo, non mi aspettavo assolutamente. Io pensavo, sì, va bene, io parlo, però tanto quelli non ci ascoltano, poi siamo anche in pochi, eccetera. Questa volta non eravamo in pochi perché tutti, tutti si sono ribellati, tutti si sono ribellati. Persino ho visto ieri il video del direttore di Suma, che lui ovviamente ha provato comunque a difendere la società per i biglietti e c'è la pandemia, ho capito. Te la vuoi fare sulla mia pelle, so, perché c'è la pandemia, non ho capito. Quindi, cioè, eviti di comprare ballature a 4 milioni e 2, ci fai andare allo stadio. Cioè, cosa vuol dire c'è la pandemia, allora alzi i prezzi. Poi tra l'altro solo i nostri, l'Inter no, cioè solo per noi c'è la pandemia. Comunque, vabbè, a parte questo che c'è chi comunque giustamente lavora per la società, ci prova a difendere anche l'indifendibile. Però anche lì, anche quelli che di solito, grande direttore, vabbè che gli altri commenti li cancella. Io sono bannato da 2 anni, quindi figurati.
E sono educato, non uso mai parolacce, e sono bannato, quindi figurati. E anche lì, tutti i commenti, tutti, non ne ho visto uno a favore. Tutti i commenti erano no, sì, va bene, siamo d'accordo, che sì, perché poi si parlava anche di che sì, però sui prezzi, niente. Ho sentito persino il Tringa, ero d'accordo persino col Tringa, con Manu, sapete che ogni tanto litighiamo, però in realtà siamo fratelli rossoneri, era d'accordo pure lì con me sui biglietti, quindi questo ti fa capire che quando tutti i tifosi sono uniti e sono d'accordo perché si sta facendo una cosa che non si deve fare, allora la società ci ascolta. E questa è tanta roba, ragazzi, eh? Questa è tanta roba quando la società ci ascolta perché vuol dire che serviamo a qualcosa. Poi, oh, ribadisco, non c'è niente di ufficiale, cioè magari hanno bloccato, poi li fanno ripartire così come sono, eh. Non credo, non li avrebbero bloccati, non credo, però sono, stamattina sono fiducioso, sono molto contento di questa cosa che non mi aspettavo, che non è scontata ragazzi, però mi fa molto piacere, se, e andrò allo stadio, se abbassano i prezzi e fanno dei prezzi normali, normali, vivibili, chiamiamoli vivibili, penso che andrò a vedere Milan Atletico. Penso che andrò a vedere Milan Atletico, non ve lo do per certo, però è una mia risposta, nonostante io non sia contento del mercato, nonostante io non sono contento del mercato, lo sapete, non è che mi nascondo, però se vedo che la proprietà viene incontro al tifoso e quindi abbassa i prezzi, allora va premiata la società, allora lì va premiata. E penso che andrò. Adesso vediamo, mi sentirò con i ragazzi del gruppo VIP. Tra l'altro, iscrivetevi al canale, abbonatevi che siete nella chat VIP e ci organizziamo con i ragazzi del gruppo VIP per andare insieme. A Milan Cagliari eravamo insieme, eravamo 5-6 quelli che eravamo. Ci siamo organizzati, siamo andati insieme a vedere la partita. Cioè, è anche bello se creiamo questo gruppo degli zoccolini e andiamo insieme allo stadio, tifiamo insieme, ci beviamo la birra, ci divertiamo, poi ci conosciamo. Poi ci conosciamo. Tanto ieri ho conosciuto Tommy, che saluto, figlio di un mio amico che mi segue sempre. Lui è juventino, però pian piano lo faremo cambiare. Lo sto cercando di portare dalla parte nostra. Ecco, l'ultima cosa, se posso suggerire alla società, proprio una piccolezza per loro, ma tanta roba per noi, fate entrare i bambini. Cioè, fate entrare i bambini. I bambini sono belli allo stadio, non puoi mettere i bambini allo stesso prezzo del genitore. Fai dei biglietti correlati, il bambino sta in braccio con me, almeno quelli sotto i 5 anni, lo tengo in braccio con me, non è che ti chiedo di avere il posto, che poi è mio figlio, potrà stare nel posto vicino a me, non è che c'è bisogno della scacchiera per mio figlio, no? Cioè se io sto qua, mio figlio non è che lo tenga a 2 posti di distanza, quindi puoi fare scacchiera quanto vuoi, ma anche lo steward lo capisce che se sono con mio figlio non lo metto a 2 posti di distanza, è mio figlio, quindi è normale. Quindi se posso suggerire l'ultima cosa, bambino. Non ha neanche 3 anni mio figlio. Mi piacerebbe portarlo allo stadio. Fai un biglietto ridotto, così lo porto con me e lo porto a vedere i colori rossoneri. Perché poi sarà un grande rossonero anche lui e spenderà tutti i soldi anche lui per venire a vedere il Milan, magliette, eccetera, eccetera, eccetera. Iscrivetevi al canale, mettete un like. Ci vediamo alla prossima.